Il padre della scienza moderna, fisico, scienziato, grande inventore. Forse non sai che Galileo Galilei è stato anche un discreto musicista. Proprio come il padre, era solito suonare il liuto, tipico strumento rinascimentale. Come tutti sappiamo, Galileo era considerato un eretico dalla Chiesa. Nel 1633 fu anche costretto a rinnegare tutte le sue teorie e al momento della morte non gli venne dedicato questo bellissimo monumento che vediamo oggi. Al contrario, venne messo in un angolo, quasi nascosto nella Cappella dei Medici, sempre all'interno della Basilica di Santa Croce. Ed infine, sapevi a Firenze c'è un palazzo interamente dedicato al maestro? È il Palazzo dei Cartelloni, che con i suoi tre grandi epigrafi riporta tutte le scoperte e le invenzioni del grande Galileo Galilei. Si trova vicino al mercato centrale, passaci! E passa anche a vedere la mostra dedicata al grande maestro, nell'ex dormitorio di Santa Maria Novella. A 400 anni dalla pubblicazione del Saggiatore potrai ammirare da vicino molte delle scoperte di Galileo. La mostra è divisa in 6 sezioni, nelle prime te puoi percepire e capire quello che Galileo vedeva attraverso il telescopio con queste proiezioni. Le